Passiamo adesso alle cronache dalle città. Un bando per salvare dagli abusi edilizi e dall'abbandono lo stand Florio di via Messina Marine, e si cercano imprenditori che vogliano far rinascere questo e altri manufatti di proprietà del demanio. Seguiamo Sabrina Raccuglia. L'avviso pubblico non riguarda solo il monumento Liberty di Romagnolo, ma anche altri 9 edifici costieri siciliani che l'Agenzia del Demanio ha deciso di dare in concessione per mezzo secolo. A Palermo questa possibilità è contemplata anche per il faro di Capo Zafferano, che si trova su un'incantevole scogliera di Santa Flavia. Lo stand Florio invece è stato progettato da Ernesto Basile per la famiglia Florio, che lo utilizzava per delle competizioni sportive a cui poteva accedere solo una nobiltà palermitana dei primi anni del Novecento. Secondo i requisiti richiesti dal bando possono partecipare persone fisiche, società, associazioni, cooperative e fondazioni. Non c'è una base d'asta e quindi le proposte con le offerte possono essere presentate con raccomandata entro le 12 del 19 dicembre all'Agenzia del Demanio di via Barberini 30 di Roma.